E cari amici, la spiaggia ha guadagnato terreno e siamo ancora più in riva al lago. Una o due giorni al lago, bei fiori gialli che crescono al lago, per discorrere di ciò che verrà con la nostra abitudinaria natura. E carissimi amici, siamo ancora qua sul lago di Varese, grazie a un fatto. Grazie alla salute. La salute però da cosa può venire? Dallo stare insieme. Sembra strano. Sembra che la salute possa venire così. No, la società quando è armoniosa, che si vive bene insieme, sicuramente questo aiuta bene la salute. E devo dire quindi col distanziamento sociale sicuramente la salute non si aiuta. E vedete cari amici, allora il bello, ritroviamo i nostri luoghi. I nostri luoghi e quindi anche in posti fantastici, isolati però, contatto con la natura. E guardate, stesso luogo di un altro video, però dei fiorellini gialli sono cresciuti dove c'era un po' di palude del lago. Lago di Varese, siamo verso Voltorre di Gavirate e praticamente quindi la salute è lo stare insieme. E lo stare insieme chiaramente, cosa intendo io? Tra noi umani, e poi c'è dell'altro, creature extraterrestri, spiriti e anche creature intraterrene. E ultimamente io lo devo fare perché chiaramente vedete, uno sta fantasticamente, sì, perché grazie all'aiuto nel senso l'aiuto spirituale, che in questo caso il principe mi ha dato un aiuto, una protezione anti Men in Black. E devo ringraziarlo per ciò che mi ha dato in questo periodo. Questo periodo cosa avrei potuto rischiare? Avrei potuto rischiare che magari dei Men in Black, perché a qualcuno è capitato, non dico nel nostro, ma più grossolanamente, capita. I Men in Black magari potevano, che sono queste persone terrestri, umani, che però per delle concezioni di linea, loro devono praticamente, vanno a minacciare le persone come me che fanno questo servizio. Allora ho avuto questa fortuna di avere questa protezione anti Men in Black, che è una protezione spirituale, nulla di fisico, perché qualcuno mi ha chiesto, ma hai qualcosa? No. State tranquilli che Gennaro può entrare tranquillamente dentro un tribunale, tranquillamente, non ho niente che non si possa portare. Però è una protezione spirituale che adesso Men in Black non sono riusciti assolutamente nel loro intento, ma neanche a iniziarlo, anche se ce l'avevano in progetto, di minacciarmi, così io dovevo dire contrario di quello che era vero sotto il timore, a qualcuno è successo. E quindi adesso invece i Men in Black si mangiano le unghie con me. Un po' di sabbia, un po', vedete, il lago fantastico. E tornando a noi,
a luglio sono successe delle cose, per esempio tremendo, il terremoto 7.8 gradi Richter del 22 luglio 2020 in Alaska, Stati Uniti d'America. Un terremoto tremendo che, meno male, le case, essendo territorio molto freddo, le case non sono ancorate per terra e poi sono come un igloo, anche di sopra devono resistere perché è il luogo proprio a nord, e quindi le case sono resistite perché sono come se fossero degli igloo moderni che balla tutto il terreno, e la casa però era come stare in una lavatrice. Hanno descritto le persone che si sono salvate, però potete immaginare come. 7.8 gradi Richter è uno tra i terremoti più forti che esista al mondo, perché se vi parlo di quello, se vi parlo di una cosa quasi 8 gradi Richter, è uno tra i più forti al mondo. E il 22 luglio 2020 è accaduto in Alaska, Stati Uniti d'America. Italia, 4.2 gradi Richter il 17 di luglio 2020 in Friuli Venezia Giulia, al confine con la Slovenia. Ovviamente territorio montano, sopra i monti, l'hanno sentito un po' giù nei paesi, ma più leggermente, in maniera più leggera. E così, poi vabbè, è ruttato di nuovo un po' lo Stromboli, eruzione stromboliana, così. Ci sono varie situazioni, ci sono piccoli terremoti che poi, anche in centro Italia, piccoli terremoti, e l'umanità è spinta a pensare che quando vada bene debba sempre andare bene e quando va male debba sempre andare male. Invece non è così, sapete proprio giustamente che le cose sono cicliche e cambiano. Allora ecco che vari eventi che ci portano a un cambiamento, quindi mai nulla, mai un cambiamento unico, radicale, ma vari eventi che ci portano a un cambiamento. Vediamo le alluvioni, vediamo i terremoti, e chiaramente l'avvicinarsi del pianeta Nibiru al perielio e perigeo tra Giove e Marte comporterà una situazione sismica rilevante ancora anche a settembre, con terremoti forti, settembre 2020, nel mese di settembre 2020, eruzioni vulcaniche, e fa parte degli eventi. Poi più avanti, ovvio, anche l'asse terrestre, la modifica proprio fisica dell'asse terrestre, quindi la Terra che sembrerà roteare. Notare che qual è la prova? I nostri telefonini, i nostri orologi sono tutti collegati con internet che modula a minuto se c'è da sistemare. Se avete un orologio non collegato, non è che l'orologio non va bene, magari è abbastanza recente anche, semplicemente non è allineato. È vero che anche gli orologi non allineati alla rete internet possono modificarsi in base proprio alla Terra. Noi viviamo sulla Terra e viviamo queste 24 ore. Però le 24 ore non sono mai uguali. E c'è stata una differenza, che poi sistemano, perché siamo tutti collegati con la rete internet. Allora oggi sistemano il secondo, non ve ne accorgete. Domani sistemano un altro secondo, non ve ne accorgete. E dicono, sì, abbiamo sistemato un centesimo di secondo, invece molto di più. È il cambio proprio gravitazionale anche. Quindi l'influsso gravitazionale. Nibiru, uno scontra contro il pianeta Terra, ha un influsso gravitazionale sulla Terra che poi la farà roteare anche diversamente. Potete spiegarlo come volete, però il concetto è sempre questo. E così. Quindi però il cambiamento, se noi siamo coscienti che avviene questo cambiamento,
non abbiamo i timori del cambiamento, perché sappiamo che deve avvenire e sappiamo, abbiamo quella speranza che diviene certezza di qualcosa di buono che viene. Questo è molto importante. E questo è un mini video perché, ovvio, sta finendo agosto e volevo lanciare questa cosa. Quindi aumento sismico, vulcanico, terremoti, chiaramente eruzioni vulcaniche, poi la terra cambierà l'asse terrestre, mano a mano settembre, ottobre 2020. Ma chi è preparato? Perché non lo dicono? Perché proprio il timore del cambiamento, quando va bene vogliamo sempre che vada bene, quando va male crediamo sempre che debba andare male. E qualcosa di completamente diverso, queste creature vedete che hanno, ci crediate, ma hanno una regina, hanno le regine. Quindi è un sistema famiglia. Allora, capite, è tutto come una famiglia. Mentre invece noi cosa facciamo? Il sistema economico che però ci rende ognuno estraneo all'altro. E così fino a oggi. Oggi nel 2020 addirittura il distanziamento sociale. Ciò non aiuta. Cioè proprio negli ultimi tempi della mia divulgazione mi ritrovo a dover affrontare la difficoltà anche di questa cosa. E le malattie, io ho fatto una forte influenza a dicembre 2019, nel mese di dicembre, poi avevo fatto tanti anni fa, prima dei tempi di internet, 2007 così, una lettera, 2006-2007, una lettera alla Regione Lombardia sul H1N1, l'influenza stagionale che c'era in quel periodo. Poi, le malattie. Una volta ne parlai con un ufologo e cosa disse? Parlò lui 20 anni fa del distanziamento. Ah, ma sì, poi abbiamo contatto. Allora dico così, le malattie sì, però se ci stiamo troppo dietro non viviamo come società umana e società assieme a tutto l'universo. Quindi distanziamento sociale no. Allora ecco perché ho sempre parlato poco di certi argomenti. Perché certi argomenti come le malattie spingono al distanziamento sociale e invece noi dobbiamo vivere dell'abbraccio. Dell'abbraccio perché che ci fa star bene. Della salute nell'abbraccio, nelle cose belle. Vivremo assieme a qualcosa di magico, delle creature che ci amano e quindi, ma guardate, l'universo ci ama. E guardate qua che bei fiori, bellissimo lago e fiori stupendi. E anche di qui bellissimi fiori e bellissimo lago. Ed eccomi tornato sul lago di Varese per un documento. Il documento di cui parlavo poc'anzi è riferito al 28 luglio 2005. Ed era inoltrato a Milano, poi l'ho portato, scritto a Varese, portato a Milano. All'assessore alla sanità alla Regione Lombardia, oggetto emergenza epidemiologica. Quindi questo. E si parlava appunto già ai tempi delle malattie. Pensate, cari amici,
al 28 luglio 2005. E adesso sono tornato qua proprio perché ho detto devo cercare quel documento, l'ho trovato in archivio e sono tornato qui. Era l'altra volta il 27 di agosto 2020. Adesso siamo al 1 settembre 2020. Naturalmente Gennaro Gelmini, col lago di Varese dietro l'abitato di Biandronno. E poi ci muoveremo mano a mano. Sto facendo una bella dieta, perché è giusto che sia. La salute anche... mantenersi bene in forma. E quindi la natura cosa ci ricorda? Ci ricorda l'abbraccio, sistema famiglia, quindi non più divisi, estranei tutti quanti, e quindi una lotta continua, ma finalmente fratelli in questo abbraccio che verrà. Le creature extraterrestri, intraterrene, Anunnaki, intraterrene, Regno di Shambhala, il principe, tutti quanti assieme. Finalmente la gioia della vita è anche nella semplicità, vivere la vita. Oggi viviamo in maniera scombussolata perché dobbiamo agire secondo un sistema economico così. Semplicemente invece il sistema famiglia fa sì che non siamo più estranei concorrenti e diveniamo come una grande famiglia e entriamo nella famiglia universale dell'universo. Quando avverrà questo contatto? Allora, varie date, no? Danno anche su internet. Su internet si trovava per esempio la data del 27 di agosto 2020, proprio il giorno che è iniziato questo video. E abbiamo avuto a Milano degli avvistamenti UFO. Quindi vedete che piano piano la manifestazione ed è il destino di ciò che verrà. Oggi faremo un giro particolarmente bello, video. Guardate, questo è l'abbraccio totale. La spiaggia si è dilungata un po', si è allungata un po', e quindi sono venuta più dentro il lago. Gavirate. Abbiamo poi il Monte Campo dei Fiori, Gavirate, poi abbiamo anche Monte Sant'Elsa, questo qua verso l'Aveno, quindi di là poi abbiamo dall'altra parte il Lago Maggiore, abbiamo detto Biandronno e varie zone, poi quella zona lì verso Azzate, ultimo tratto di là. Bene, guardate fin dove si può arrivare. Sulle montagne e giù i paesi e il lago. Vedete com'è bello il lago quando
le placide acque lo cullano e fiori gialli le piante acquatiche.